Patto di stabilità. Le province di Roma e Torino lanciano un appello al governo. Da Palazzo Valentini un appello al governo per allentare i vincoli del patto di stabilità e permettere agli enti locali di favorire lo sviluppo economico investendo le risorse che hanno in cassa. Nicola Zingaretti e Antonio Saitta, presidente della provincia di Torino, parlano di situazione kafkiana. Se non si rivedono i vincoli, anche gli enti virtuosi che hanno a disposizione i fondi non possono metterli in campo neanche per saldare le imprese, per l'apertura delle scuole o la manutenzione stradale. La provincia di Roma avrà quasi 200 milioni di euro bloccati, 100 per l'edilizia scolastica e 80 sulla viabilità, spiega Zingaretti. I 10 miliardi di euro che potrebbero partire dalle province è una cifra enorme, ma anche da noi i milioni di euro che potremmo mettere in campo per aiutare le imprese e i lavoratori sono cifre importanti che non si possono utilizzare. Quindi noi abbiamo fatto appello oggi a tutte le associazioni datoriali, da Lancia alla Confindustria, a Confesercenti, affinché sensibilizzino il governo rispetto a questo fatto assurdo, perché così si colpiscono non tanto solo le province, ma in realtà l'economia italiana. Anche la provincia di Torino si trova nella stessa condizione, sottolinea il presidente Antonio Saitta. Qui abbiamo una situazione difficile, le scuole non riusciamo più a tenerle in modo adatto e le imprese stanno fallendo, per cui l'allarme e la richiesta al governo che nel decreto sullo sviluppo si allenti questa possibilità, dateci la possibilità di pagare utilizzando i soldi che abbiamo in cassa, non chiediamo altri soldi al governo. Nasce lo Sportello Europa, più opportunità per i comuni. Da oggi i comuni della provincia di Roma sono più vicini all'Europa. L'amministrazione Zingaretti mette a loro disposizione assistenza tecnica per concorrere ai bandi e per ottenere dei finanziamenti comunitari e corsi di formazione per gli amministratori locali. È lo Sportello Europa della provincia di Roma, che il presidente Zingaretti definisce un prezioso strumento per aiutare i piccoli comuni a cogliere le opportunità offerte dall'Unione Europea. Spesso questi comuni sono soli rispetto alla complessità e della burocrazia europea rispetto alla necessità di avere dei progetti credibili. Sportello Europa è uno sportello di servizi per gli enti locali per accompagnarli a sfruttare le opportunità e le possibilità che l'Europa offre. Ogni amministrazione comunale dovrà designare un suo responsabile dei rapporti con lo sportello. 3. Le aree di interesse strategico per la provincia nella scelta delle linee di finanziamento. Innovazione, sostenibilità ambientale e coesione sociale, spiega il coordinatore dell'Ufficio Europa, Gianpaolo Manzella. I comuni verranno, indicheranno quali sono le loro idee progettuali, discuteranno con noi quali di queste idee progettuali hanno senso da un punto di vista strategico nel contesto dell'area metropolitana e su queste basi noi li aiuteremo a trovare A. le migliori risorse finanziarie, B. a costruire i progetti ed i partenariati per andare ad ottenerle. Provincia di Roma e Protezione Civile si confrontano sul piano prevenzione emergenza. La provincia di Roma e le associazioni di volontariato della Protezione Civile a confronto per realizzare entro gennaio il programma di previsione e prevenzione e il piano provinciale d'emergenza. Il presidente Nicola Zingaretti e l'assessore alla sicurezza Ezio Paluzzi hanno presentato all'assemblea dei volontari, oltre alle linee guida dei due piani, anche il numero verde della sala operativa provinciale, attivata da un anno a Palazzo Valentini, che da oggi fornisce anche un servizio di ascolto per i cittadini del territorio. Nel corso dell'incontro si è discusso anche del piano per l'emergenza neve, per il quale, dice Paluzzi, la provincia di Roma ha messo a disposizione ulteriori mezzi e attrezzature da dislocare su tutto il territorio. Abbiamo dato le lame spazzaneve e gli spargisale, abbiamo fornito i comuni di gruppi elettrogeni, torrifaro, seghe a motore, tutto quello che può servire, diciamo, a risolvere una situazione di precarietà in caso di emergenza. Una volta che sarà terminato il piano di emergenza avremo finalmente la possibilità che tutte le amministrazioni possono consultare un computer qualsiasi e verificare la situazione del loro posto e in caso di emergenza poter trovare delle soluzioni anche sulla viabilità alternativa che si può determinare a seguito di un evento calamitoso. A Trevignano giochi per bambini al posto delle auto.
I bambini della scuola elementare di Trevignano da oggi hanno a disposizione una nuova area attrezzata per giocare all'aperto. Grazie all'intervento della provincia di Roma, la zona di fronte all'ingresso della scuola, dove prima c'era un pericoloso andirivieni di auto, è diventato un parco giochi di 500 metri quadrati, recintato e messo in sicurezza con la realizzazione di un cancello. Oltre ai canestri per il basket e a un piccolo anfiteatro in legno per le recite scolastiche, il cortile è stato dotato di giochi in legno e di una pavimentazione antiscivolo e antiabrasione. Nella palestra della scuola, poi, è stato installato un impianto di riscaldamento per consentire ai bambini di fare ginnastica anche nei giorni più freddi. And if you want these things, then not just dreams.